beh, infatti sono un peggiore cieco. Deve vedere lì. We'll be right back.
sulla bruschetta, pure se torna su. Chi mangia lo spaghettino con il pomodorino e col peperoncino, pure se brucia un po'. Chi mangia la mozzarella, chi mangia la pappardella, chi mangia la tagliatella, pure se grassa un po'. Davanti a una mangiata e una bevuta, a tavola l'Italia è tutta unita. Non preoccuparti che anche lui sarà.
dopo il tipico saluto al pubblico, giunto numerosissimo sino a Celano, sono 5.000 i ternani presenti qui allo stadio comunale, giunti con tutti i mezzi, circa 1.000 mezzi privati, 16 bus e un treno speciale sono partiti da Terni alla volta di Celano, questa ridente cittadina della Conca del Fucino a 15 km da Avezzano, una cittadina che conta 13.000 abitanti e al suo secondo campionato di serie C2. Le formazioni, la Ternana si schiera con Renzi, Pocheschi e Caccialupi, Forte, Cocco e Strano, Garritano, Scianni Manico, Perfetto, Doto e Catto. A disposizione dell'allenatore Tobia ci sono in panchina il numero 12 Cipelli, il numero 13 Simeoni, il numero 14 Scorzini, il numero 15 Bruno Spinelli e il numero 16 Gabriellini. Il Celano invece schiera Bozzini, Capone, Cantelmi, Barbetta, Piero Bon, Paoletti, Corsini, Di Matteo, Marchionne, Sansonetti e Zappasodi. A disposizione dell'allenatore signor Attardi ci sono Giannetti, Pietro Sante, Vessella, Consorti e Cardarelli. Ed eccoci al fischio iniziale della partita, la Ternana si schiera da destra a sinistra nel vostro teleschermo e attacca subito, vediamo la palla lanciata a Caccialupi ma è preda del libero Paoletti e adesso è nelle mani del portiere Bozzini. Lungo rinvio del portiere locale, la palla è ripresa da Cocco. A centrocampo è il numero 8 Corsini. Doto, la palla in avanti per Perfetto. Vediamo Marchionne che cerca di controllare il pallone, ribattuto di testa da Cocco. In avanti ancora il Celano. Ed è Doto che riprende la palla. La palla a lanciare per Garritano. Ma c'è fuori gioco, segnalato dal guardialine che collabora con l'arbitro Collina di Bologna, ricordiamo. Siamo al secondo minuto di questo ultimo e decisivo incontro del campionato di Serie C2 Girone C qui a Celano. Buon rilancio di Scianni Manico, la panna viene ripresa da Forte, si avventa Garritano che rimette al centro per Doto, riprende Scianni Manico, tenta il tiro che termina direttamente sul fondo. Siamo circondati da centinaia di tifosi della Ternana che stanno appunto a Corso Tacito a sentire la radiocronica diretta di Radio Galileo. Abbiamo qua un volto molto noto, anche lui è così preso da questa euforia. Che dici, come si metterà la partita? Io purtroppo non mi posso considerare uno sportivo né un tifoso perché Pescara Mazzia non ci vado, no? Dato quest'anno sembra che vada molto bene. E come chiede all'oste se il vino è buono, io mi auguro che questa giornata sia il trionfo della Ternana, perché negli altri campi le due che ci contestano il primato possano perdere tutta la chance necessaria. Quindi caro Favilli, mi auguro un successo della Ternana, perché tutte le forze politiche, ormai anche politiche, sono riverse al successo della Ternana, quindi viva la Ternana, forza Fere. Bene, siamo qua circondati da un gruppo di tifosi, di ragazzi che stanno smaniando per la Ternana. Allora che cosa vi aspettate oggi? Una grande partita e speriamo che vinci la Ternana 3-0. Bene, allora forza Ternana. Forza Ternana. Forza Ternana. Forza Ternana. Rossini, vai, caspita. No, io non lo guardo. Rossini, vai.
Sono appena 5 minuti che è iniziata la partita, qua l'euforia sta sempre aumentando. Siamo qua col segretario della terza circoscrizione Rossini, allora oggi coinvolge tutti i ternani, sportivi e non sportivi, questa partita. Certamente coinvolge tutti i sportivi, i ragazzi in modo particolare, che sono così entusiasti nel vedere appunto la loro squadra che deve assolutamente vincere, perché oggi deve assolutamente conquistare il passaggio alla categoria superiore, il che è una forma di affermazione anche del senso della ternanità e quindi di prestigio della nostra città. Grazie. Tifo davvero infernale qui al Comunale di Celano da parte dei tifosi rossoverdi, lo ascolterete senz'altro in sottofondo, pittoresco anche come si sono presentati i tifosi qua a Celano. Vediamo, porta la palla avanti il numero 4, Barbetta, c'è un lungo rinvio da parte di Pocheschi, la palla è in out. Rimessa effettuata, la palla è nei piedi di Sansonetti, riprende molto bene Pocheschi, Sciani Manico lancia in avanti, ma la palla è preda del numero 6 Paoletti. C'è ancora una rimessa del portiere Bozzini, rilancio tipico molto lungo di questo portiere celanese, il numero 4 Barbetta rimette per Cantelmi che porta la palla in avanti sulla fascia, è Marchionne che viene atterrato da Pocheschi, calcio di punizione per il Celano sulla tre quarti d'attacco del Celano. Vediamo che si carica dalla punizione il numero 10 Sansonetti, palla al centro dell'area, c'è il numero 7 che fallisce la palla, il numero 7 Corsini, rilancio in avanti, è perfetto, perfetto, viene anticipato dallo stopper Piero Bon. Vediamo Sciani Manico, la palla in avanti per Garritano, c'è un liscio di Capone, ma poi la palla viene ripresa da un difensore celanese e passata indietro al portiere Bozzini. Forte di testa, contende la palla al numero 7 Corsini. C'è ancora un fallo fischiato dall'arbitro Collina ai danni del numero 9 Marchionne, il fallo è stato commesso da Cocco. Vediamo sulla palla il giovane Di Matteo che lascia la battuta a Corsini. Rimette molto bene Cocco per Caccialupi, la palla è in avanti ma è in preda del numero 2 Capone. Molto bella la girata al volo di Zappasodi per Marchionne, ma la palla è in corner. Ci troviamo all'interno del Bar Pazzaglia, molto movimento certamente, intanto la partita sta scorrendo, sono passati 7 minuti, ancora il risultato non cambia. Siamo qua con Terzaroli, il papà del grande Terzaroli, un ragazzo che avrà sicuramente un futuro nelle file della Ternana e chissà che non vada oltre. Allora come ti aspetti oggi questa giornata? Grande vittoria, le aspettiamo tutti, è tanto tempo che l'aspettiamo. Benissimo, allora con queste parole vediamo altri due ragazzi qua, tifosissimi della Ternana, eccoli qua, piano piano, sempre da Pazzaglia, aspettiamo che il cameraman possa fare un giretto. Bene, come mai non siete andati voi a Celano? Ancora non ci possiamo andare, siamo piccoli da soli e i nostri genitori non ci hanno portato. Allora oggi si vince? Sì, 4-0, 5. 4-5-0? Sì, anche per me. Bene, via. La parola di Pozzini, palla in angolo. Grande parata di Pozzini sul tiro di porta. L'arbitro decreta il calcio d'angolo a favore della Ternana, prima grande occasione dell'incontro a favore della squadra rossoverde con un gran tiro dalla distanza di Forte parato a terra da Bozzini.
primo corner per la Ternana, la palla è al centro e il gol, la Ternana è in vantaggio, ha segnato Pokeshi, no, Shani Manico, gol di Shani Manico, ha portato la Ternana in vantaggio al comunale di Celano al nono minuto, grande gol di Shani Manico, scene di entusiasmo sugli spalti, entusiasmo a mille nei supporter rossoverdi. La palla che viene recuperata da Caccialupi, rimessa in avanti molto bene per Doto che è libero, solo avanza, cerca un compagno libero ma non lo trova, c'è fallo su di lui da parte del mediano Barbetta, il numero 4, e l'arbitro signor Collina assegna il calcio di punizione a favore della Ternana. E c'è anche l'ammunizione da parte del direttore di gara al numero 7 Corsini per proteste. Andiamo sulla sfera, è forte. La palla è lunga al centro per Shani Manico, c'è il gol della Ternana, il raddoppio della Ternana, questa volta il gol di Pokeshi, grande gol di Pokeshi al 37esimo del primo tempo, la Ternana ha raddoppiato e quindi mette un'ipoteca sul risultato finale di questo incontro, 2-0 per la Ternana, raddoppio d'opera di Pokeshi. Veramente strameritato il gol del difensore romano approdato quest'anno alla Ternana, un giocatore senz'altro da categorie superiori. Qualche scaramuccia in campo, ma il gioco riprende, la palla è per Barbetta, la recupera molto bene forte, ancora sui piedi di Barbetta. Barbetta in avanti per Corsini, Corsini si libera molto bene del suo difensore, del suo marcatore, rientra sulla palla Garritano, spallata e calcio di punizione a favore del Celano. Ed ecco Corsini, mette la palla al centro, tocca di mano, eccolo! C'era un fallo di mano nettissimo del centravanti celanese, l'arbitro non se n'è accorto e ad assegna quindi il gol
il gol al Celano, davvero clamoroso, i difensori ternani si erano tutti fermati. I difensori ternani, dicevamo, si erano tutti fermati, ma l'arbitro ha assegnato ugualmente il gol del 2-1 al Celano. Strano rimetterà lungo, rinvio, Strano, forte, forte per Garritano. Garritano fischia calcio, l'arbitro fischia il calcio di punizione su Garritano per un eventuale fallo di mano, crediamo. Ed è il Celano che rimette la palla in avanti, calcio di punizione con Paoletti, Paoletti cerca Capone e poi invece sceglie il rilancio lungo, preda di Scianni Manico, Scianni Manico rientra ancora sulla palla, rilancia lungo, ma proprio in questo istante l'arbitro signor Collina di Bologna decreta la fine dei primi 45 minuti, ricordiamo Ternana in vantaggio 2-1 sul Celano, la successione delle reti al nono Scianni Manico portava in vantaggio la Ternana, al 37esimo era Pochesci a raddoppiare per la Ternana e poi al 39esimo Barbetta accorciava per il Celano. Ricordiamo al termine dei primi 45 minuti, Ternana 2, Celano 1. È finito il primo tempo, la Ternana vince 2-1, il Chieti pareggia e l'Andria purtroppo vince sempre con l'aiuto dei rigori. Come la vedi? L'importante è che finisca così, se l'Andria vince, vinciamo anche noi, pazienza. Speriamo che il Chieti non riesca a vincere, comunque sarà molto dura ancora. Noi siamo qui in ansia, aspettiamo. Qui siamo tutti in ansia, vedo tutti i volti, tutti in apprensione, stiamo soffrendo forse più di quelli che stanno vedendo la Ternana. Certo, qui ci vuole un cuore d'acciaio, io già mi sono giocato la voce, speriamo che il cuore riesca a reggere perché è una cosa meravigliosa. Quest'anno poter raggiungere la C1 è una cosa che aspettiamo da molti anni, non si può... Vabbè, speriamo che tra un tre quarti d'ora si possa gioire tutti. Speriamo, me lo auguro ovviamente per noi e tutta la città eterna. Grazie. Siamo sempre alla fine del primo tempo in attesa appunto che inizi la partita della Ternana, qua tutti stanno soffrendo perché si soffre più a sentire la radio che a vivere la partita. Allora abbiamo sentito questi primi 45 minuti, abbiamo gioito, poi quando abbiamo sentito il risultato di Andria, insomma. Ci siamo rimasti molto male, pensavamo di andare meglio, invece purtroppo la situazione è questa. Però l'Andria sempre con l'aiuto d'un rigore, chissà perché. Eh sì, compagno Mattarese, purtroppo bisogna rendersi a certe cose. Ma l'importante è che si possa gioire da tre quarti d'ora, no? Viva la Ternana! Chiedi sta vincendo sempre 4-2, a Fano l'Andria sempre 3-1, nessuna variazione. Ricordiamo il punteggio, la Ternana in vantaggio 2-1 nei confronti del Celano, il gol di apertura di Scianni Manico che con il gol odierno si è portato a quota 10, il raddoppio di Pochesci alla sua seconda segnatura in questo campionato e poi ha accorciato le distanze per il Celano, il numero 4 Barbetta. Calcio di punizione per il Celano, e Bozzini alla rimessa. Salta di testa Scianni Manico, recupera la palla e adesso è su piede di Perfetto che apre sulla fascia per Catto che scatta, ma la palla viene messa in out da parte del numero 7 Corsini e l'arbitro assegna la rimessa a favore del Celano. C'è un fallo su Luca Gabriellini fischiato dal signore Collina di Bologna. Minuti
minuti al termine. Ce l'hanno ancora in avanti con Cardarelli, la palla a Pochesci, lo rinvia sugli spalti. E adesso tutti aspettano il fischio finale. La Ternana è in vantaggio 2-1, i risultati che arrivano dagli altri campi danno vincente sia l'Andria che il Chieti. A questo punto l'Andria per la classifica avulsa è direttamente in C1, la Ternana e il Chieti si dovranno affrontare in uno scontro per la promozione in C1, uno scontro diretto che si effettuerà, si dice, o ad Ancona o a Pescara, ma crediamo più Ancona che Pescara, in quanto la vicinanza con l'Adriatico, stadio pescarese, rispetto a Chieti è minima. Certamente un po' delusi i sostenitori rossoverdi, speravano di festeggiare sin da oggi la promozione C1 e invece sembra, a quanto arriva qui sulla nostra postazione, che sia il Chieti che l'Andria siano vittoriosi sui campi di Fano e di Bisceglie. Lo ricordiamo, non c'è nulla di definitivo, provvisorio, c'è il fischio finale, la Ternana ha vinto qui a Celano 2-1 e accede sicuramente allo spareggio. Speriamo fino alla fine che le voci arrivate dagli altri campi siano infondate, ma crediamo che a questo punto sia la vittoria del Chieti che dell'Andria siano definitive. L'Andria è in C1, la Ternana e il Chieti si affronteranno in uno spareggio veramente da cardiopalma, da infarto, non sappiamo dove, non sappiamo quando, ma sappiamo che la Ternana sarà di nuovo seguita da questi splendidi tifosi accorsi oggi al comunale di Celano. Ricordiamo, la Ternana è uscita vincente da questo scontro, l'importante era portare a casa i due punti. Ricordiamo il punteggio finale, 2-1 per la squadra rossoverde, tutti i gol nel primo tempo, al nono apriva le segnature Scianni Manico, al 37esimo era Pochesci che raddoppiava per la Ternana e poi al 39esimo era Barbetta che accorciava per il Celano. Quindi qui a Celano, signori telespettatori, ricordiamo il punteggio finale, Ternana batte Celano 2-1. Siamo qua con l'assessore Ciccioni, appena finita la partita, la Ternana ha fatto il suo dovere anche se dovrà ancora soffrire un'altra partita, lo spareggio col Chieti, comunque abbiamo fatto il nostro dovere, Ciccioni. Mi pare di sì, anche se con un po' di fatica rispetto alle altre due squadre, e quindi adesso c'è l'ulteriore fase, speriamo bene. A me sembra che la Ternana rispetto alle altre due squadre sia superiore nettamente nei confronti diretti, però gli spareggi sono sempre un'incognita. Comunque adesso abbiamo fatto un passo in avanti significativo. Bene, grazie Ciccioni. Abbiamo qua Morelli, anche Morelli. Abbiamo sofferto, Morelli, specialmente questi ultimi secondi. Siamo stati tutti con l'animo sospeso. La Ternana ha vinto, hanno vinto anche l'Andria e il Chieti, ma l'importante era vincere questa partita. Noi l'abbiamo vinta sul campo veramente, perché io pensavo che il Celano ormai si era salvato, 5.000 tifosi dei nostri giù non avessero giocato in modo così determinato, mentre negli altri campi, a quanto mi risulta, questi grossi punteggi danno molto sospetto. Tutto qui, e non è che parlo da Ternano sul piano della, diciamo, come sportivo. Io sono, apprezzo la Ternana, non vivo come molti l'ansia della Ternana, però essendo di Terni è la mia città, per cui amo anch'io la Ternana per forza. Però ecco, noi sul campo ce lo siamo guadagnato quel 2-1, l'abbiamo guadagnato perché abbiamo giocato, stando qui al telecronista ce lo siamo proprio guadagnato. Gli altri non lo so se hanno, ha trovato delle avversarie degne di un confronto.
Grazie Morelli. Bene, la partita è finita, c'è sempre molto entusiasmo perché abbiamo fatto completamente il nostro dovere. Domenica forse si andrà tutti ad Ancona a fare questo spareggio. L'importante è che la Ternana stia in salute come ha dimostrato di essere. Vediamo qualche faccia un po' delusa perché ci aspettavamo veramente delle partite regolari anche da parte di Andrea e Chieti, invece sembra che qualcosa non sia andato come doveva andare. Viene promossa in Serie C1, Ternana e Chieti andranno agli spareggi. Mister, grazie a un regolamento è tutto rimandato di una settimana? Beh, rimandato di una settimana, ma è chiaro che ci giochiamo questo spareggio alla morte. Come ho detto ai tuoi colleghi prima, è un regolamento assurdo che penalizza le squadre che sono state prime in classifica per l'80% del torneo. Adesso questa partita con il Chieti, come la vede il mister? Ma la vedo una partita che ci giochiamo un campionato intero, quindi è una partita dove bisogna tenere i nervi ben saldi, passare una settimana in tutta tranquillità e poi essere pronti e determinati per un confronto che ti può realizzare in maniera positiva o negativa tutti i sacrifici fatti in un anno intero, sia da parte nostra che da parte della società che da parte del pubblico. Ecco, faremo un'altra spedizione di 7-8 mila come oggi. Sì, sì, io credo che avremo un rapporto almeno di 1-5 nel confronto diretto e poi vedremo chi avrà più birra in corpo vincerà questo campionato. Io dico che la Ternana l'ha onorato in tutta la durata dello stesso, ha sviluppato un gioco eccezionale, il gioco degli spareggi è sempre un ternellotto, però prometto personalmente al pubblico che venderemo carissima la pelle. Allora io volevo salutare il mister dicendo buon riposo, bisogna dire buon lavoro. Buon lavoro vuol dire che ci sono degli strascichi, speriamo che questi strascichi siano positivi. Grazie. Ha subito molto questa Ternana, spinta anche da 6.000 tifosi, due gol, poi c'è stato quel bel gol di Barbetta, la partita è cambiata completamente. Sì, noi c'è stato anche qualche cambiamento tattico. Sì, abbiamo anche cambiato qualche cosina in mezzo al campo, però c'è stato quell'1-2 che ci ha un po' messo in ginocchio. La Ternana sembrava sospinta da questo pubblico, noi siamo stati un po' a guardare e abbiamo subito le due reti e abbiamo anche rischiato qualche cosina. E poi un po' ci siamo riorganizzati nel secondo tempo, un po' ci è venuto quel 2-1 di Barbetta che ci ha dato una spinta psicologica notevole. E il secondo tempo direi che l'abbiamo dominato sotto l'aspetto territoriale, però abbiamo avuto pochissime occasioni da rete.
Ci vuole un pizzico di fortuna nella vita, e la tua vita di colpo cambierà, e tutto quello che era impensabile, e quello che era infattibile, e quello che era impossibile si potrà. Ci vuole un pizzico di fortuna e una giornata in pieno inverno, estate sembrerà, e ogni problema si appiana subito, la banca vuol farti credito e tutte le porte si aprono, perché, perché quel pizzico di fortuna, sì, quel pizzico ha pizzicato te. L'impiegato ha detto allo sportello ti sorriderà, e l'uomo col fischietto e col cappello ti farà passare. Alza quel telefono che libero sarà, prendi anche l'aereo che partirà. Ci vuole un pizzico di fortuna nella vita, e la tua vita di colpo cambierà. In fondo può farti comodo in questo sistema rigido che può cambiare da così a così, perché quel pizzico di fortuna, sì, quel pizzico sta pizzicando qui. Vada, 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 vada. Ci vuole un pizzico di fortuna nell'amore, e il grande amore da solo arriverà, non c'è bisogno di andarlo a prendere, è lui che ti vuole scegliere, e se ti sceglie non ti lascia più. Ci vuole un pizzico di fortuna, di passaggio e di coraggio per non farti buttare giù. Le cose belle si fanno attendere e devi saperle prendere quando è il momento e non pensarci su, perché quel pizzico di fortuna, sì, quel pizzico chissà se passa più. Sarà invisibile e tu sarai invincibile.